certamente nessuno vuole impegnare più di tanto i cavalli che questa sera. Bene, siamo alla seconda, sono già in pista. Questo è Villaggio, Giovanni Puddu, Catalina. Almeno per i cavalli che andranno in finale, quindi sicuramente. Questo invece è Dennis Beauty per Santa Colomba, Dino Pes, scelto lei. Giallo e rosso di Santa Colomba. Torniamo qua. Cavallina decisamente interessante. Ha fatto un buon percorso e ancora una bella vittoria che certamente, avendo la cavalla a 5 anni di età, fa curriculum. La vittoria al Gran Premio dei Rioni di Montichano. Villaggio, Giovanni Puddu. Impegnativa e selettiva. Quindi vediamo oggi come si comporterà insieme a Dino Pes. Questo è. È salito in postazione a Viarella, Mattia Chiavassa con Baila. A significare che fa poco. Dietro a lui c'è quattro strade. A questa seconda. Colori verde e bianco. Abbiamo assistito fino a Francesco Aria che butta Cavù. Dove Cavalli e Fantini avevano l'opportunità di provare i soggetti a disposizione. Oggi i cavalli sono quelli. Questa sera andando al palco, chiaramente, ecco, sono Francesco. Soltanto due raggruppamenti, uno da 5 e uno da 4. Vedete, quando io ho il fisio per piatto, vedete com'è tutto raccolto, ha proprio il fisio giusto per questa pista, secondo me. Santa Colomba, non è velocissimo, però questo poi dopo villaggio. I piedi li mette sempre lì. Si va al canape. Ci basta guardare la partenza poi. Quindi gialla e nera strisce Viarella, Mattia Chiavassa, Baila. Giallo e rosso Santa Colombra, Dino Pes, Dennis Beauty. Verde banda nera, trasversale e Villaggio, Giovanni Puddu, Catalina, e bianco e verde, quattro strade, Francesco Aria con il grigio, scusate, il grigio Cavù. Quattro strade quindi. Francesco Aria. Un Cavù. Santa Colomba. Invece eccolo, arriva ora. Dino Pes. Viarella. Dennis Beauty. Viarella, Mattia Chiavassa. Villaggio. Con Baila. E quarto, ad rincorsa, diciamo così, è Villaggio. Giovanni Puddu con Catalina. Abbiamo ancora quattro strade con Francesco Aria, poi prende la testa Viarella, Dino Pes, Mattia Chiavassa, quattro strade e Santa Colomba hanno già praticamente tutti ripreso il cavallo in mano. Hanno passato avanti adesso Santa Colomba con la sgambata, il canter, Dino Pes. C'è Dino Pes con Santa Colomba e Dennis Beauty che passano. Arriva anche la nostra postazione. Dietro c'è. C'è il grigio Cavù con Francesco Caria e quattro strade. Quindi Villaggio con Poca e Giovanni Puddu. Catalina ha sbagliato. Baila con Mattia Chiavassa che fa. Non Poca ma Catalina. Si sbaglia tutti, figurati se di Piglio a Pioli, quante volte sbaglio io. Esatto. Ha provato la partenza Chiavassa. Il canape per la contrada di Arella, Baila e Mattia Chiavassa, con il
provare da solo e tenuto la cavalla ferma nella giara della mossa e provato a spingerla a simulare un'uscita dai canali. Chiaramente le prove vengono sfruttate dai fantini e dalle contrade nella maniera che si ritiene più opportuna. Quattro strade ha passato Santa Colomba, vedete? Si aggiusta, stava lì, questo ci va bene, penso. Come bene bene ci va questa Denis Beauty per Santa Colomba. Non la vediamo perché tutto non si può avere, però dopo si vedrà tutto perché la doppia ripresa con la telecamera nella curva dietro la mossa, quindi si vede la mossa da dietro e dal davanti e non si perde nulla, sempre confidando nel dio internet che non ci faccia tribolare. La parabola l'abbiamo messa e vediamo quello che viene fuori. Bene, abbiamo, porca miseria ragazzi, come l'ho lento, mi si piega subito, mannaggia la cipolla. Dovevo essere lento, se no non lo posso manovrare, e poi quando rallento mi si piega. E poi quel balurdo di Bastiano mi piglia in giro. Beh, ok, con queste immagini possiamo anche chiudere, vedete, scende anche Dino Peste per Santa Colomba. Stanno andando le MLM verso l'uscita, no. Chiudiamo, poi dopo ci sarà quindi la messa, poi la riconsegna dell'olio, e poi le consegna le giubbe benedette da parte sempre alla chiesa, e vedremo il tutto, poi le foto degli amici, metteremo le loro, così sono sicuramente parecchio meglio di quelli che faccio io il telefonino. Bene, è tutto, a più tardi. Ora vi metto tutte le monte, deciso. La contrada Viarella con Mattia Chiavari.